Ultimo saluto ad Ansaldo Merelli, un vero pezzo di storia del ciclismo aretino scomparso all'età di 88 anni. I funerali si sono svolti ad Oliveto, preceduti da un corteo funebre cominciato nel pomeriggio dall'oratorio di albergo al quale hanno partecipato tanti ragazzi in bici per rendere omaggio alla figura di questo grande sportivo che nel 1973 fondò la polisportiva Albergo Oliveto, dove sono nati decine di talenti delle due ruote a partire dagli anni 90. Merelli aveva subito visto in Daniele Bennati un grande talento fin da quando era molto giovane, non a caso la sua striscia di vittorie cominciò proprio in questa storica società della Valdichiana. Anche il campione ha voluto passare per l'ultimo saluto lasciando un mazzo di fiori, così come ha fatto il suo fans club. 5 anni fa Merelli era stato insignito anche della stella di bronzo al merito sportivo. Enzo Comunelli, presidente della polisportiva, ha ricordato come Ansaldo tirasse la volata per tutti, lo ricorderemo sempre. Tra i suoi allievi anche l'attuale segretario del PD provinciale Massimiliano Dindalini, ex sindaco di Civitella, ricordo ha detto quando ci insegnava come uscire dalla ruota per tirare la volata. Presente anche Antonio Martini, presidente della Federazione Ciclistica Aretina. Tutti ricordano la sua gioia nell'insegnamento del ciclismo, visto soprattutto come scuola di vita. Tra gli interventi anche quello di Angiolino Del Tongo, cofondatore della polisportiva, il sindaco di Civitella Ginetta Menchetti ha inviato un messaggio letto dal suo vice. La famiglia Merelli ha ringraziato di cuore tutti presenti per la loro commovente partecipazione.